Ciao ragazze e ragazze, oggi facciamo una torta con del succo di frutta avanzato. Ho avanzato proprio un bicchiere di succo di frutta e non c'ho più voglia di berlo, è già 2 o 3 giorni che è lì in frigo. E allora voglio fare una torta col succo di frutta. L'ho vista in giro fare da tanti su YouTube, io non l'ho mai fatta, eh. Proviamo. Torta al succo di frutta senza lattosio. Vediamo gli ingredienti. 3 uova, 100 g di zucchero, un bicchiere di succo di frutta, 40 ml di olio di semi di girasole, 200 g di farina. Io uso questa, la Manitoba Oro della Caputo che mi ha portato il mio consuocero. Grazie Stefano. La scorza di mezzo limone, mezza bustina di lievito vanigliato, una bustina di vanillina e per decorare io ci metterò su delle mandorle e delle granelle di zucchero. Prima di tutto rompiamo le uova nella ciotola, lo zucchero e iniziamo a montarli finché diventano belle chiare, spumose. Aggiungiamo l'olio, il succo alla pesca, un la scorza grattugiata di mezzo limone, la farina setacciata un po' alla volta. Mezza bustina di lievito vanigliato e la bustina di vanillina. La versiamo in una tortiera oliata infarinata o imburrata infarinata. Io ho usato il burro senza lattosio. Rovesciamo il nostro mattazzone. E la decorerò con delle mandorle e delle granelle di zucchero che ho da far fuori, eh. Così. A vostro estro, eh. Io con le decorazioni non sono molto brava, fate voi. E delle granelle di zucchero. Così. E la inforniamo a 180 gradi per un 30-35 minuti. Vedete voi, è in base al forno. Proviamo. Che profumo! Alla fine ho fatto 30 minuti, eh. Morbida dentro, senti che qua è croccante fuori. Buonissima, dentro è morbida. E fuori con le nocciole, con le mandorle e le granelle croccante. Mettete il bordo sopra. No, è una cannonata. Guardate che colore col succo di frutta alla pesca! È gialla! Io ho avanzato del succo di frutta alla pesca, ma col succo di frutta che volete, che più vi piace. No, la granella e le mandorle sopra, top!
E come sempre, chi vuol fare le mie ricette mi manda la foto su Instagram e io la metto nella story. Un abbraccione, un bacione e viva l'amore! Ragazzi, provatela perché è buonissima, morbida, leggera dentro e croccante fuori.